Ho sentito dei botti, delle martellate, insomma, via. Ma non soltanto io, tutto il palazzo sentiva questo lavoro. A volte fanno dei restauri, non lo so, non ho idea, ecco. E invece erano i ladri. Erano ladri. Con un piccone hanno sfondato una parete per poi darsi alla fuga con l'intera cassaforte. Ancora un furto in zona Giotto ad Arezzo, in questo caso un vero e proprio colpo lampo messo a segno in una decina di minuti. È successo lo scorso martedì in via Teofilo Torri. I ladri hanno atteso che i proprietari uscissero di casa per entrare in azione. Pochi minuti prima delle 19 così si sono introdotti nell'appartamento che si trova al primo piano passando da un terrazzino. Hanno infatti sfondato il finestrone della cucina, hanno poi fatto irruzione nello studio ed infine a colpi di piccone e mazza hanno distrutto una parete che conteneva la cassaforte e l'hanno portata via di sana pianta. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dall'insolito trambusto. Ho sentito dei tonfi forti, mi sono affacciato e non ho visto niente. E sono rientrato in casa. Poi dopo una bambina aveva paura e ha chiamato la padrona. È venuta, ma è arrivata troppo tardi, avevano già fatto tutto. I banditi entrati in azione sarebbero stati almeno tre. Un testimone avrebbe infatti visto due sagome allontanarsi nell'oscurità. Un terzo complice probabilmente li attendeva in auto, pronto per darsi alla fuga. Purtroppo la sicurezza in città non è più tanto garantita come un tempo. Siete preoccupati? Un po' sì, chiaramente. Sul posto sono intervenuti i vigilantes ed i carabinieri che hanno dato immediatamente avvio alle indagini. Il bottino resta ancora da quantificare, ma potrebbe aggirarsi attorno ad alcune decine di migliaia di euro. All'interno della cassaforte c'erano infatti preziosi orologi e denaro.